del sensei Fujiwara a Dragon Quest, e poi ne parleremo ampiamente nel resto dell'incontro. Io però volevo partire dal fatto che uno degli altri ospiti che abbiamo avuto quest'anno a Lucca Comics and Games è il regista Mamoru Oshii. Io so, ecco, che lui ha disegnato un fumetto su testi di Mamoru Oshii, ovvero un capitolo della sua saga personale di Kerberos. Per cui, ecco, volevo chiedergli cosa si ricorda, ecco, di quell'esperienza e appunto come fu, ecco, lavorare su quel fumetto.最初に会ったのが何を描くかまだ決めてなかった時で、まあ、星守さんの作品はあの映像を通して、あのビデオとかでよく見てたんですけども、まあ、その当時はあのご先祖様万々歳っていう作品が確か、ご先祖様万々歳、それが結構実験的な作品で割と好きだったんですよ。で、そういう軽いテイストのものをちょっとやってみたいなとか思ってたんですけども、おしさんが掲げたのは赤い眼鏡の、劇場版の、あの実写映画があったんですけど、赤い眼鏡を題材にしたいと。 で、それの、前の、時間軸としては前にあたる、作品ということで、で、かなりその軽い作品を期待してたのがガチガチに重くなってしまって、まあ、おしいさんもそんなにあの重いテイストの作品を望んではいなかったんだけども、内容がやっぱりどうしてもこうシリアスな 感じになっていたので、まあ、劇がチックな、そういう重い作品書き込み系の作品になってしまいましたね。で、その、まあ、出会いの時ちょっと面白かったエピソード、まあ、その後書きかなんかで書かれてたんですけど、あの、僕の、あの名刺が、黒い犬が刻印されてる名刺で、 その黒い犬っていうのは何かというと、アンドレ・タルコフスキーっていう監督の、ストーカーという映画があるんですが、それに出てくる水先案内人的な役割の犬なんですね。で、それがこう、名刺の、上の方にちょこっと刻印されてて、まあ、おしいさんといえば犬っていう、そういうなんかイメージがあるんで、 ha fatto un discorso un po' lungo, nel senso che prima ha parlato di come è nato il progetto. In realtà, dice, nasce tutto da una discussione, una discussione leggera, su, nel senso, realizziamo un'opera insieme. Lui citava anche, aveva già visto diversi video di Oshii Mamoru-san, e quindi in particolare questo Akai Megane. E gli occhiali rossi, insomma, aveva visto diverse opere e avevano un po' parlato, e da una semplice discussione poi è nata questa collaborazione. E in pratica tutto nasce da una semplice discussione, nel senso, da una cosa molto leggera: proviamo a buttare giù un testo che possa essere trasportato. Poi la cosa strana è che partendo da un volume, da una semplice storia, poi è diventato un volume, è diventata una serie regolare, insomma. Ora, lui poi dopo ha parlato anche dell'incontro il primo incontro che ha avuto con Oshii Mamoru, e tutto nasce da
Andrei Tarkovsky. Conoscete Andrei, il film Stalker di Andrei Tarkovsky? Il film Stalker, che era Stalker. La pronuncia alla russa più che Stalker. Ora io non so di quando è questo film. Comunque direi un fine 60 o inizi 70. Ecco. È un film di fantascienza surreale, da ritmi molto lenti e dilatati. Fra l'altro Oshima Moro ha citato anche appunto questo film fra i suoi preferiti che lo hanno influenzato. Esatto, questa è stata un po' l'occasione del punto d'incontro fra i due, insomma, di discussione anche su questo film, e quindi poi insomma da cosa nasce cosa, e da lì da semplice discussione prima è stato ideato un semplice test e poi è stata serializzata tutta l'opera. All'epoca il suo stile era molto realistico e sembrava quasi di vederci un'influenza di Otomo, per esempio, del tratto di Otomo, per cui chiedevo se questa influenza era reale, per cui se guardava a lui come un modello, se è stata una sua fonte di ispirazione in quella fase della sua carriera. Sì, stavi parlando più del periodo di Raika, sì, nel senso, lui conosce Otomo Katsuhiro, ma in realtà non è stato influenzato da lui. Ora, in quel periodo, dice, più che altro guardava opere come autori come Moebius, quindi probabilmente più che Otomo Katsuhiro, forse. È una delle prime volte che sento citare fumettisti europei fra le fonti di ispirazione, perché di solito il fumetto europeo non era, almeno in un certo periodo, molto, molto noto in Giappone. Per cui allora la domanda mi viene spontanea su come era entrato in contatto, come aveva conosciuto i fumetti di Moebius. その時にですね、よく神保町という本屋街があって、そこに足を敷いてて、まあ洋書屋が一軒あって、そこにヘビーメタルという、まあアメリカ版のあの安藤弟子ネオ紹介する本があって、そこで初めて作品を見ましたね。まあ当時アメコミとかはしょっちゅうこう見てたんですけども、 なんていうかこう、まあ絵がうまいのはわかるんだけど、ちょっとこう、技法が全然日本の漫画とは違うわけですよね。基本こう、なんか向こうのアメコミは光と影を主軸にこう人物やら背景やらを描いていくのに対して、メイビウスさんはものすごくフラットな線で、 割とこう浮世絵的な感じで描かれてたんで、すごく心配を感じて、で、まあ、たったその数ページの作品だったんですけど、なんかもう忘れがたいものになっていきましたね。で、その後にやっぱり大友克洋さんという方がかなりメイビウス張りの作品を発表した のを見て、ああ、そうか、こういう消化の仕方もあるんだなというところで、結構また衝撃も受けました。 Allora, tutto nasce dalla sua passione, su interesse parte più che altro da quando era alle scuole superiori. Allora lui ha citato un libro, Heavy Metal, e che è stato una rivista, sì, francese, su cui
Esatto, e quindi questa metà burlante, heavy metal era la versione. Esatto, quindi quello è stato il periodo in cui è venuto a contatto con questo tipo di disegno, questo tipo. Quindi quello è stato il suo primo avvicinarsi al fumetto francese. C'è stato poi, chiaramente aveva, conosceva anche, si è avvicinato un po' anche ai fumetti americani, anche e soprattutto perché entrambi gli stili erano molto diversi dal manga, dal classico manga. Diciamo che nel manga spesso si usava il bianco e il nero, insomma lo stile del manga è sempre bianco-nero, quindi ombre, l'unico contrasto di colore è questo, mentre invece guardando poi il disegno di Moebius poteva ricordare più il disegno tradizionale giapponese, si chiama ukiyo-e, quindi i disegni quelli tradizionali. Poi da lì si è avvicinato anche alle opere di Moebius e quindi è stato un po', sono stati di forte impatto, insomma lui aveva un po' la passione per questo tipo di disegno e quindi è rimasto molto colpito. Ecco, io a questo punto allora verrei a Dragon Quest proprio seguendo questo filo dello stile, nel senso che di nuovo invece quello di Dragon Quest è uno stile molto molto diverso da quello che lui usava in precedenza e da altri. Ecco, io poi ho visto altre opere sue magari non pubblicate e ora questo non fa parte della domanda, diciamo è un mio giudizio. Allora io penso che lui sia un disegnatore mostruoso e con questo anche intendo proprio la sua capacità di disegnare praticamente qualunque cosa in qualunque modo con stili diversi, facendoli poi propri, cioè non facendo ecco di questo, chiamiamolo eclettismo, un discorso banalmente derivativo. Per cui penso che sia davvero un grandissimo disegnatore, questo è, ripeto, non fa parte della domanda, è un mio sincero apprezzamento. Per cui ecco, come si arriva a Dragon Quest, allo stile che si porta dietro, che poi è molto ispirato alle linee poi del videogioco, ecco, da cui parte. Ecco, per cui come mai ecco questo approdo poi a Dragon Quest?読者はショックだったかもしれないですけども、スタイル変わったっていうか、作品ごとにスタイルを変えるっていうことですね。だからライカを始めるにあたっても、かなりスタイル変えたし、その頃までのは結構、なんていうんですかね、 アンダーグラウンド的な作品ばっかり返したんで、青年誌から少年誌に移るにあたって、さらにこの少年がこう喜ぶようなテイストと、プラス、そのドラゴンクエストというゲームを好きな子供たちが違和感なく読めるような世界観、 っていうのは目指した結果、そういうタッチになったということですね。 Allora sì, ora lui diceva probabilmente potrebbe essere stato uno shock insomma un grande cambiamento per il lettore. Per lui è stato un processo, ma è una cosa che è diventata naturale, più che altro per le esigenze che richiedeva in quel particolare momento il manga. Già con Laika dice aveva cambiato un po' lo stile. Parlando di Dragon Quest, lo stile è cambiato perché uno era rivolto a un tipo di pubblico più giovanile, quindi ha cercato di venire incontro, andare incontro alle richieste che faceva quel tipo di pubblico. E in più, sapendo anche che loro apprezzavano il videogioco, insomma sapendo anche dove partire dallo stile del videogioco, diciamo ha preso ispirazione, ha captato anche da lì, insomma ha preso
come si può dire, gli indizi, cose da sviluppare, l'ha presa sia del videogioco sia dalle persone a cui veniva rivolto quel manga. Il risultato poi è sotto gli occhi di tutti, insomma, è stato un processo naturale. E, come dire, questo porta anche a, inevitabilmente al confronto con un altro autore che è Toriyama, che ha fatto, se non sbaglio, il design del videogioco, per cui indirettamente, ecco, si è trovato a confrontarsi con lo stile di Akira Toriyama, ecco. Per cui volevo sapere come si era approcciato, cioè, ecco, come questo confronto, come aveva vissuto questo confronto. それは意識はしてなかったですね。むしろゲームが好きだったんで、それを、コミカライズしたいというのは、その話が来る前からずっと考えてたんですよ。で、ちょこちょここう、ラフみたいなものを書いてたんで、お話があった時それを、見せて、ぜひやりたいなとは思ってたんですが、なんかあいにくもうすでにドラゴンクエストの漫画、他の作家さんが書くこと決まってるんで、別なものでお願いしますというようなスタートでした。だけどなんか急遽その作家さんが、書けなくなったというか、絵が鳥山明先生に似すぎてるからダメだという変なおかしな理由で、 で、中止になったんですよね。で、堀井雄二さんが僕の作品をなんか見ていてくれてて、で、彼だったら大丈夫なんじゃないかという鶴の一声もあったのかもしれないですけど、それでまた帰ってくださいというような話になりまして、やったと喜んで書くことになりました。 Sì, allora, in realtà non si è mai reso conto, o almeno non ha mai pensato a Toriyama Akira, insomma, non è che se ne rendeva conto mentre lo faceva. In più, dice, lui è un grande appassionato del gioco, come diceva anche in un'altra conferenza, li ha giocati praticamente tutti. Quella era la domanda successiva. Sì, lui praticamente voleva soltanto realizzare il fumetto, gli piaceva l'idea di realizzare un fumetto su Dragon Quest, ma all'inizio non era stato scelto lui per realizzare il fumetto, era stato chiamato un altro disegnatore. Dopo qualche giorno però è stato richiamato, perché questo disegnatore in realtà poi è stato scartato perché il suo disegno assomigliava troppo a quello di Toriyama Akira, era troppo somigliante, allora è stato richiamato lui, e l'editor o comunque il responsabile del periodo, detto Toriyuji, gli ha proprio proposto: guarda, prova a farlo te. Lui aveva già presentato i suoi disegni prima, quindi prova a farlo te. E allora l'ho fatto. Finalmente, che fortuna. E è stato alla fine scelto lui. E appunto, quando dicevo di padroneggiare gli stili senza essere derivativo, ecco, questo è esattamente alla fine quello che intendevo. E... detto che ha giocato praticamente tutti i Dragon Quest, che sono appunto i, se non sbaglio, è il gioco che ha dato davvero il via al genere del gioco di ruolo cosiddetto alla giapponese, con, mi sembra, Final Fantasy sia venuto dopo, eccetera. In generale è un appassionato di videogiochi, al di là di Dragon Quest nello specifico. RPG以外にもゲームは好きですね。ファミコン時代からずっとやっぱりゲームというものは生活の中にありましたから。
Sì, gli piace molto, gli piace anche molto il genere. Più che altro lui fa riferimento ai giochi del vecchio Famicom, che è quello che giocava più da ragazzo, però quelli sono quelli che sono piaciuti di più. Però sì, gli piace molto il videogioco. E immagino che ora senz'altro abbia magari meno tempo per, da dedicare ai videogiochi moderni, però volevo sapere se invece c'è magari un videogioco moderno che l'ha colpito, che gli è piaciuto, che ha giocato. Tipo PlayStation, insomma, siamo... そういうことですよね。Uncharted。 Mi sembra condivisibile, insomma, fra l'altro noi abbiamo anche avuto, piace molto. Abbiamo anche 2 anni fa ormai avuto la mostra dedicata ai creatori di Uncharted. Naughty Dog qui a Lucca. Per cui siamo assolutamente d'accordo. C'è magari una prima domanda dal pubblico? Tanto pensateci, magari ne faccio. No, ecco, c'è una mano che si alza decisa. Come sempre qualcuno con un pagliaccio. A te. Io so che Akira Toriyama ha anche scritto Dragon Ball. È lei che si è ispirato a Dragon Ball o Dragon Quest che si è ispirato o Dragon Ball che si è ispirato a Dragon Quest per il design dei draghi, della trama? È nato prima l'uovo o la gallina? Sì, ma nel senso non è rivolta a lui questa domanda, è più una cosa di, che vuoi sapere su Toriyama Akira, giusto? Di cultura, in effetti sì, di cultura generale. Cioè perché... la domanda era Toriyama Akira, secondo lui da dove ha cominciato, da Dragon Quest o da Dragon Ball? Ma di Dragon Ball no ha先だったもんですよ。で、それがあって、まあ、堀内さんも当時集英社に勤めて仕事をされてたんで、で、まあ、一番最初に話を持ってったんじゃないですかね。まあ、理想的だったと思いますよね。 Ora lui non ti parla per esperienza diretta, quello che dice lui è che prima gli sembra che sia stato fatto Dragon Ball. Quindi probabilmente poi con discussioni con l'editor del tempo della Shueisha, dopo aver parlato, sarà nato poi anche il progetto. Sì, nella carriera di Toriyama direi che è così, però se interpreto bene la domanda, ma forse un pezzo io della risposta, nel senso che mi risulta che Dragon Quest, il videogioco, nasca prima di Dragon Ball, ovviamente senza il design di Toriyama, e che Toriyama sia stato chiamato al design dei videogiochi non immediatamente dal primo capitolo ma da uno dei successivi, quando appunto stava lavorando a Dragon Ball. Questa come mio contributo alla risposta. Questo punto, nel frattempo visto velocissimo, non so se loro vedono, si vede, sì, se comunque si è visto, magari dopo ve lo faccio anche vedere più. Quando si diceva del disegnatore mostruoso, questo come anche la velocità fa parte di questo, perché davvero è abbastanza impressionante. Direi un applauso. Un applauso del primo disegno. E io allora, proprio ripartendo dal disegno, per cui avrei un'altra domanda. Allora, lui di solito lavora su
su testi di altri autori, per cui disegna testi di altri sceneggiatori. Per cui ecco come si trova a lavorare appunto su personaggi che non sono suoi, personaggi altrui. E poi dopo ecco volevo chiedere anche all'editor com'è il rapporto fra un editor e un artista che non è il creatore in realtà della trama e dei personaggi, ma solo il disegnatore, per cui poi. Ah, dice sì, in realtà ti ha un po' corretto, ha detto che la storia poi alla fine la fa anche lui, perché probabilmente non risulta come scrittore della storia, però tutto è un processo di creazione che nasce sempre dalla discussione fra l'editor, lo scrittore e il disegnatore, quindi anche lui collabora alla stesura della storia poi, quindi si sente scrittore a tutti gli effetti anche lui. Ok, per cui allora anche in questo caso l'editor, diciamo, è un dialogo a tre sempre in contemporanea, non è che per esempio l'editor parla separatamente con lo scrittore, con il disegnatore. という方がいらっしゃいますので、脚本という方と私編集者の方と話をします。その上で脚本が上がった段階で藤原先生の方と打ち合わせをして、そのストーリーとか漫画の方の内容を詰めていきます。ただその段階でちょっと、またお話がうまくいかないなという場合は、また脚本家さんとお話をして、 No, in realtà non è il processo è un po' più complicato, nel senso il dialogo è sempre fra tre persone, ma non è mai insieme, non è una cosa che si ritrovano nella stessa stanza e parlano. Quindi qui probabilmente è più la parte difficile è quella dell'editor, perché deve parlare prima con lo scrittore, confrontarsi sulle sue idee, poi parla col disegnatore, si confronta sulle sue idee, poi a quel punto riporta poi a quello che estende la storia, quindi è un po' un processo di lui è un po' un tramite fra i due, però cioè, entrambi danno delle direttive su come creare la storia. E in questo caso, come dire, ci sono anche dei passaggi, cioè okay, dicevi che l'editor è il tramite fra i due artisti sostanzialmente, ma questo vuol dire che di solito non si confrontano i due artisti direttamente, penso che invece sì. I due artisti si confrontano anche direttamente senza l'intermediazione dell'editor. La faccio all'editor. Sì, entrambi alla fine riguarda il modo di lavorare, il loro modo di lavorare, ecco. Sì, no, lui l'editor si è preoccupato subito, no assolutamente non parlano fra di loro, ci devo sempre essere in mezzo, e lui ha detto subito no, non andiamo molto d'accordo, quindi non parliamo fra di noi. È bellissima questa cosa. C'è un'altra domanda intanto dal pubblico lì. Grazie.
Salve. Allora, parlando dell'emblema di Roto, la storia inizialmente presenta uno scenario fantastico, un po' occidentale, no? Con draghi, cavalieri, fate, mostri, e poi invece a un certo punto si passa